Salve ragazze, buongiorno, benvenute nel micetto. Stamattina ve l'avevo detto, ieri ho voluto fare questo trucchino sul verde, con quello lì di Essence, perché mi è piaciuto tantissimo, l'avevo fatto l'altro giorno, avevo postato delle foto su Facebook e su Instagram e alcune ragazze mi hanno detto perché non tu lo rifai, dice bellino come tutorial, io va bene come trucco, mi piace, insomma piaciuto ad alcune ragazze, allora ho detto io lo rifaccio e ho usato anche quello lì della Giuliana un pochino qua pacifico sopra l'angolo esterno dell'occhio, così almeno per dare un pochino più di profondità, un pochino più scuro. Comunque c'ha dei colori spettacolari questo ombrettino di Essence, mi è piaciuto. Allora una ragazza mi ha fatto, dice usalo bagnato, ti dà più luce, però anche asciutto, dico che dà luce, perché a me personalmente io non lo sapevo e l'altra volta l'ho usato asciutto e è venuto veramente bello, insomma ragazze. Allora, niente, ieri sera mi sono messa a guardare, stavo male ieri, proprio male, ho fatto il video quello lì, ho cercato di stare un pochino, di prendere il momento, c'avevo la tachipirina addosso e ho fatto il video quello lì, Amore e Meraviglie, quello che faccio in collaborazione con la Mary e la Mara, che poi giustamente mi ha detto la Mary, dice le nuove veline saremo Mary e Mara, mi sono messa a ridere, mi ha fatto ridere. Stamattina sto un pochino meglio, per cui ho deciso di fare questo tutorial, di riproporlo, perché poi oggi pomeriggio devo fare anche alcuni video tag che mi sono piaciuti e vediamo un po' se ce la faccio a farli oggi. Con l'anno nuovo invece volevo darvi questa bella notizia, bella o brutta, dipende, perché ho visto che alcune ragazze si sono cancellate dal mio... Ora vabbè, se uno ha milioni e milioni di follower non se ne accorge se ne perde uno, due o tre o quattro, però chi ce n'ha pochini come me, io le coltivo perché mi piace, ecco, che siete a guardarmi così, mi fa tanto piacere. Quando ne perdo qualcuno dico si vede ho fatto qualcosa, ho detto qualcosa, non mi piacciono più i miei video, non mi resto più simpatica io, e quindi mi ha fatto un po' di dispiacere vedere che qualcuno si ha tolto l'iscrizione al mio canale, vabbè, però è pazienza, o si vede che non vado bene per alcune persone, comunque non importa, a me mi fa piacere, ecco, se continuate a seguirmi. Ho in mente di fare dei video nuovi, perché ho fatto un corso da Diego Della Palma su alcuni segreti di bellezza e per cui volevo condividerli con voi. Ora vediamo un po' se ce la faccio l'anno nuovo a fare tutti questa rubrica nuova sul mio canale. Va bene, via ragazzi, non mi dilungo, vi lascio al tutorial, vi abbraccio, vi bacio. Ci sentiamo oggi, ciao bene. Allora eccoci qua, iniziamo subito a lavorare. Dunque iniziamo subito a passare la crema di Hollister, che è una cremina per la faccia. Innanzitutto metto indietro questi capelli perché mi danno un po' noia. Ok, e metto subito, allora il contorno occhi l'ho già passato, per cui sistemo un pochino la faccia. La doccia sono un po' arrossata, però va bene, dai, tanto c'è confidenza tra noi, va bene uguale. Subito a lavorare con il fondotinta, io prendo questo di Kiko, che è il numero 01 Peach Rose. Il fondotinta è matte, faccio due pushate sulla mano e inizio a lavorarci. Ok, c'ho un graffio nel naso che mi ha dato Leo. Stamattina si giocava. E arrivavo lungo, come che si dice. Allora vado a passare il mio correttore di Kiko, questo qua è il 01 sempre, e è un tono un pochino più aranciato, è in stick rispetto a quello che uso di Diego Della Palma. Allora lo passo anche un pochino qua perché sono un po' arrossata. Vado a prendere una cipria, sempre questa qua di cosa qua, della Dabrowski, e il numero è, prendo quella lì avorio oggi. Vado a fare un po' di contouring qua per evidenziare un po' lo zigomo, che non c'è perché io ho tutta la ciccia,
Ecco qua. E ripasso un pochino con un pennellone per andare a sfumare. Vado a prendere questa terra della Deb, che ha questo buco enorme, e continuo il mio contouring. Vado a prendere la matita di Rimmel, questa qua, che è il numero 001 Dark Brown, e sistemo queste sopracciglia. Allora vado a ammorbidire le labbra con questo balsamo della Kiko. Primer sopra gli occhi. Ok. Allora, eccoci qua, iniziamo subito a sistemare gli occhi. Via. Dunque ragazze, allora userò, come vi avevo detto ieri sera, questo ombrettino della The Essence, questo V3D, e mi hanno detto nei commenti, qualche ragazza mi ha fatto, dice: guarda Beth, che questi sono ombretti cotti e se lo metti con insomma bagnato si vede meglio, ecco. E allora stamattina volevo provarlo bagnato, lo provo insieme a voi perché non lo so nemmeno, ecco, come posso fare. Allora, innanzitutto vado a prendere una matita verde e inizio a lavorare sopra al bordo esterno dell'occhio e al bordo interno. Allora, inizio a lavorare sulla parte esterna dell'occhio creando una specie di V. Allora, siccome io ho poca piega dell'occhio, vedete che ho questa parte della falsa un po' cadente sopra l'occhio, allora cerco di andare proprio, di cercare l'osso, anche se è difficile trovarlo qua da me. Comunque ragazzo, uno fa del suo meglio, si fa per divertirsi, per stare insieme, eh. Ok. Ciccio, sei Leo? Leo! Allora, inizio a fare così, e con un pennellino ok, vedete, poi decidete voi come farlo, se farlo all'insù, come vi torna più comodo a voi, insomma. Brma, brma, come fai te? Brma, mia madre, amore, che figlio amoroso, mia madre. Senti amore, usci la briciola, usci la briciola, ma che gli hai fatto a minuta mai, eh? Come mi, il mio vado mi, come vuoto mi, quanti baci ti do, che mi hai fatto stamani, mi hai graziato, si fa così alla tatina, non ci si gioca con lui, eh? Vivi? Vivi? La briciola, Leo, dove? E la menù che gli hai fatta a me, eh? Ibi? Mino santo mio braccio, io. Eccolo! Arrivo, Dante, diglielo un po' che arrivi. Allora, continuiamo il nostro trucco, ragazze. Qua ci siamo. Ah, questa è una matita grigia di Basic Beauty, non so che matita è, perché me l'ha regalata matita occhi numero 3, me l'ha regalata il ragazzo con cui stavo prima, quindi è restata qua, non so nemmeno perché mi è restata in mezzo ai trucchi. Allora, dalla palettina della Giuliana di Neve Cosmetics vado a prendere questo verde che si chiama Pacifico, questo qua, che è un verde parecchio intenso. Lo vado a prendere con un pennellino. Leo, non vi bisticciate, mannaggia piedine, io mi dovete dare dei consigli su quei pennellini da prendere di Real Technique, perché io non sono tanto pratico, ho preso qualcosa ma lo prendo proprio nella puntina, proprio appena appena, guardate come, proprio così, appena appena nella puntina, e vado a lavorare qui dove
dove ho messo il grigio scuro antracite tutto, pian piano, così, cercando di andare su in alto, vedi? Sfumandolo così. E vengo anche in basso qui dove ho messo naturalmente la matita, ecco ragazzi, così piano piano arrivo qua verso l'angolo interno dell'occhio, così è molto bello questo colore della Giuliana, proprio a me piace molto questa palettina, sono proprio contenta di averla presa, è molto molto bella. Io lo bagno con l'acqua perché non ho i fissanti che li sprayo, mi dicono tanto è uguale, è la stessa cosa. Vado a prendere questo colorino qui, allora, questo bello che è, proprio bello. Io l'altra volta quando l'ho fatto senza tutorial l'ho usato umido e l'ho usato asciutto e mi è piaciuto tanto. Poi sta ragazza nei commenti mi ha fatto, dice ma guarda Beth, dice questi sono ombretti rotti, vanno usati bagnati, e io beh non lo sapevo. Allora questo vado a lavorare qui, guardate quanto è luminoso questo ombretto, mi piace tantissimo. Vado a prendere questo colore di Catrice, questo qua, che è un beigetto, che si chiama numero 360 Absolute Eye Color, ma che inglese sciocco, e lo vado a passare qua a sfumare questo ombretto. Ma dove mi va nei trucchi, tu mi vai Leo? C'ho questo di Kiko che è il numero 212, vado a prendere questo verde, questo qua, e lo passo sotto l'occhio così. Allora mentre con un pennellino con la punta così, questo direi a Technique, vado a riprendere questo colorino qua, questo qua, e lo vado a passare nella rima interna dell'occhio. Vado a prendere questo ombretto di Kiko che è il numero 128, questo color burro così, e lo vado a passare sotto l'arcata sopraccigliare. Matita nera, uso questa di Hollister che ha un nero parecchio intenso dentro la rima dell'occhio. Eyeliner, allora vado a prendere questo piegaciglie e ci vorrebbe il miracolo con le mie ciglie, però vado a prendere un mascara di Hollister, questo è Shock. Le labbra vado a contornarle con questa matita di Dora Bruschi che è il numero 054. Allora, mentre nella parte interna delle labbra vado a mettere questo lip gloss che mi ha regalato Giulia, e non so che marca sia ragazzi, proprio c'è una rosa qua, non so, non c'è scritto, ah sì c'è scritto qualcosa, però io non riesco a vedere, cioè, fa un po' cercare, 358, come illuminante vado a prendere questo di Kiko che è il numero 05, vedete, e ha questo colore qua, molto bello. Ecco qua ragazze, questo è il trucco finito, spero che vi sia piaciuto, spero di avervi tenuto compagnia. Ciao belle, alla prossima!